Si sono aperti con la messa della cena del Signore i riti della Settimana Santa nel Duomo di Napoli, presieduti dall'arcivescovo, il cardinale Crescenzio Sepe. Nella celebrazione eucaristica del Giovedì Santo si rivive il clima del Cenacolo, nel quale Gesù fece dono dell'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio ministeriale, dando il comandamento del nuovo amore vicendevole, un amore che si manifesta con la cerimonia della lavanda dei piedi, che il cardinale Sepe ha ripetuto coinvolgendo alcuni detenuti accompagnati dal parroco del carcere di Poggio Reale. Amore totale, ha detto l'arcivescovo durante l'omelia, che esprime la volontà di Gesù di andare fino in fondo, costi quel che costi, è la vetta di un amore che si spinge fino al dono della vita, bene supremo di ogni uomo. Oltre non si può andare. La celebrazione del Giovedì Santo, ha aggiunto Sepe, ci insegna che questo amore si manifesta e si concretizza in un grande spirito di servizio. L'Eucaristia, il sacerdozio ministeriale e il precetto nuovo sono atti d'amore, inteso come servizio, come un darsi totalmente agli altri. Diversamente, ha concluso Sepe, i doni offertici nell'ultima cena non avrebbero senso. È emblematico il gesto della lavanda dei piedi, un gesto che il Maestro compie perché si scolpisca a fuoco nella mente dei discepoli. I riti della Settimana Santa proseguono con la Via Crucis e con la messa solenne della Domenica di Pasqua nel Duomo di Napoli.